Questo ragazzi è un pochino il menù per la settimana di appunto Natale dal 21 al 27, quindi per questa settimana qua. Questa qua è un pochino tutta la lista della spesa che devo andare a fare e vi faccio vedere velocemente il menù che ho scelto anche e soprattutto della vigilia di Natale e di Santo Stefano, dove cercheremo di restare molto leggeri, e poi la domenica gli avanzi. Buono. Ti piace? Chi ti ha preso, mamma? Mamma, questo Bing. È questo bello. di Bing. Aspetta. Bello. Andiamo dentro com'è. Wow! Hai visto? Piace, mamma. Prego, amore mio. E poi c'è Spider-Man. Wow! Chiamano. Questo aspetta, questo è Spider-Man. Giriamo di qua. Wow! Camion. Ora devi solamente colorare, eh? Il camion non c'era. Dove lo metti? Questo è il suo angolino, vero? Dove c'ha tutti i quadernini da colorare, i colori. Mettili in ordine, bravo amore. Stanno là, eccoli là, tutti e due. Eccoci qua per un nuovo video, bentornati nel mio canale, benvenuto a chi è nuovo. Cominciamo questo video stavolta di sera perché voglio farvi vedere un pochino la nostra routine in questi giorni quasi festivi, siamo quasi arrivati alle feste. Io niente, sono andata a fare un pochino di compre con mia mamma in giro. È un cucchiaino lungo, Christian l'ha preso dalla borsa. È un cucchiaino lungo che ho preso, ma io non ricordo assolutamente quando, dove, e è in oro e appunto è quello là lungo, ora ve lo faccio vedere. Comunque, sono andata con mia mamma a fare un pochino di acquisti, gli ho fatto anche il regalino. Gli servivano i piatti per casa e gli ho preso quelli là. Eccolo qua, questo è il cucchiaino, aspettate, ora ve lo faccio vedere. È praticamente così, lungo lungo. Non so, sono quelli là da cappuccino praticamente. Comunque, vabbè, un cucchiaino. E niente, ragazzi, questo è Bimbi. Stanno qua. Vincenzo oggi è dalla nonna che è finita a scuola, tutto, quindi sta in tranquillità là. E per il momento c'è qui il film di Natale. Che c'è? Cristian voleva l'orecchino, che poi non ho capito che orecchino vuoi. Quelli neri che c'hanno qua la croce? Ma sempre a cerchietto? Sì. Ah, che c'ha la croce che penzola. Ok, mamma mia, che colino, amore. Mamma Ok, vado a comprare. Ma no. Mamma, Bollettino se ti è più appagato, già l'ho visto io. E comunque qui c'è un bel film di Natale. Ora aspettiamo che arriva la pizza. Oggi, ragazzi, niente pulizie, niente di niente. Oggi ho fatto anche i boccolini. Ed ora aspettiamo la pizza. Sono le 19:52. Per le 20, 20 e 30 dovrebbe essere qua. Dovrebbe. Ne approfitto, ragazzi, prima che arriva la pizza, di farmi una doccia velocissima. Così mi impigiamo, mi strucco. Quindi mi sbrigo perché manca pochissimo e dovrebbe arrivare. Anche se ritardano sempre un po', quindi appunto ne approfitto di questo poco tempo per essere un pochino più rilassata, senza il pensiero di badare ai bimbi, insomma. Oh, Christmas tree, the leaves are so
Ecco qualcuno che mi viene a dare fastidio. Oh, ma che sei ancora arrabbiato? Ma va va. Ma va va. Quando arriva la pizza? Finalmente in pigiamata e pronta. C'è mio marito in videochiamata con mia cognata, la sorella. Adesso vado a sistemare tutto il bagno che ho fatto un casino, perché ragazzi mi sono fatta la doccia, quindi c'è tutta la roba a terra. Vado a sistemare il bagno e poi vi dico la verità, vorrei fare un bel dolcino per la colazione di domani, quindi mo sistemo prima il bagno in primis e poi cerco qualche ricettina carina per fare appunto un buon dolcino per la colazione di domani mattina e pure per mangiarlo adesso però. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Arrivata! Evviva! I guess that spring and summer, they're all fine. But I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come. Snowflakes fall, I can hear the sleigh bells call. They're saying it's time to have a merry holiday. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy. Dolcino fatto, infornato ed ora mi metto a mangiare. Allora deve cuocere 180 gradi per 30-35 minuti ed ora vi faccio vedere la pizza. Wow! Mortadella e croquet e di qua c'è la parmigiana con le scaglie sopra di formaggio. E ai bimbi margherita con patatine. Com'è la pizza? Buona!
is sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch, now it's midnight, and though it's cold outside, we're staying warm. Star will always shine, it's the season for all time, walking in our midnight wonderland. The fuss and hustle of yesterday's gone, now let us focus on the holidays, having fun. Bimbi, dolcino, stanno vedendo Shrek ora, venite. Sembra quello sta crema. No, questo è questo, mangiati questo qua col Kinder. Tieni, siediti di qua per piacere. Kinder. Questo è mio, quello di papà. Vediamo com'è, ragazzi. Ora vediamo. Ma buonissima. No, Cristian, cosa hai mangiato? Fammi vedere, non hai mangiato niente. Pio, com'è? Buona. Buona, soprattutto il Kinder. Questo è l'interno delle ciambelline. Poi il dolcino lo conserviamo per domani. Sopra io ho fatto la forma dell'albero di Natale. No. Piace? No, non lo toccare però. È brutto. Ma lascia. Però doveva un po' più grande, un po' più lunga. Va bene. Però ottimo. Grazie. Ottimo. Il voto do bella 10. Grazie. Questo è il portacandeline che ha fatto Vincenzo durante una dad. Abbiamo acceso la candelina. Ed ora lo mettiamo qua e ci guardiamo un bel film. Grazie. Mi raccomando, ma fatemi così. 600 km battendo sul petto. Ho capito, ma come gli pare passi tutta questa scarpinata fino. Stiamo vedendo un bel film. Che voglio dire, le cose le sai fatte. E si chiama Non si ruba nella casa dei ladri. Ma aspetta, anch'io prendo. Eh certo, vieni anche tu, Jacopo sta bevendo. Ed ora ci rilassiamo un po' qua sul divano. Mal di schiena. Sì, mica c'è mal di schiena, no? Tu no. Io sì. Quello qui è arrivato anche il mio gnometto Monello. Oh no! Ah no, non sei Monello, tu sei bravo, dammi un bacio. L'hanno visto già. Che se ne frega il quarto uomo, che? Fare tu, io non posso perché sono il mirino. Vabbè, tranquillo, domani vado e ci vado io. Metti il pigiamino. Ciao. Ciao. Oh, ha fatto il frigino. Io. Ha fatto quella qua. Sono potente. Finito. E qui nel frattempo siamo rimasti solamente io e Cristian. Poi abbiamo un po' di sonno.
Andiamo a Leschia. Oh, mamma mia. Prima di andare a dormire, un altro pezzettino di dolce. Io amo i dolci, ragazzi. Li adoro. Mi stavo dimenticando di scongelare qui la carne per domani mattina. Ok, per il pranzo. Lasciamo qua. Ora vediamo Cristian dove si è messo. Mamma, io ho capito. Eh? Non ce la faccio a dormire. Come non ce la fai? Non ce la faccio mai a dormire. Che vuol dire non ce la fai, scusami? No, io sto. E perché non riesci? Non lo so, ogni giorno sempre la stessa storia. Non ce la faccio. Vuoi la Madonnina? Sì. E vieni. Io prego per me. Così ti metto anche l'olio benedetto, vieni. Ciao, buonanotte, buonanotte. Qui comunque c'è Piuccio. Jacopo, ragazzi, è l'unico bambino che non siamo riusciti mai a far dormire nella cameretta, mentre gli altri due da piccolissimi hanno sempre dormito nella cameretta. Ma anche lui quando era piccolino dormiva nella sua culla, ma da quando è cresciuto dorme sempre con noi. E la mattina, non vi dico, ci alziamo sempre con un mal di testa, cioè un mal di testa, un mal di schiena incredibile. Comunque, mo metto un po' di labello che ho trovato in offerta. Lo vado a mettere anche un pochino esternamente, cioè non lo metto solo dentro al labbro, anche perché troppo dentro mi dà fastidio che poi all'interno della bocca sta cosa burrosa. Mo che viene Giuseppe, mio marito, gli dico che lo porto di là. Tanto con la scusa che già si è addormentato lo faccio spostare. Perché lui dorme praticamente, vedete come sta ora? Tutto storto. Tutto storto. Ed è così anche la notte e si mette proprio addosso. Comunque i capelli hanno mantenuto fino a fine giornata, però vi dirò che stamattina ci ho messo veramente tantissima lacca, quella là proprio bella appiccicosa, e quindi apposta si sono mantenuti. Comunque ora mi addormento perché sono le 23:41, quindi si è fatta una certa, dobbiamo andare a dormire, c'ho sonno. E ragazzi, io vi aspetto al prossimo video. Non so se sabato uscirà, perché queste settimane proprio di festività non vi voglio dire ci vediamo sabato, che poi magari non esce nessun video. Comunque ci vediamo in settimana su Famiglia Campora, il canale dei vlog. E mal che vada, se non mi seguite di là, ci vediamo se Dio vuole sabato. Ok? Io vi mando un bacione super grandissimo. Grazie sempre per tutto l'affetto che mi donate. E grazie sempre per tutto il supporto, per tutti i vostri commenti. Insomma, veramente per farvi sentire. E niente, quindi grazie veramente con tutto il cuore. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!